tu ti puoi vedermi mentre faccio Io le ti sto cose. vedendo, sì. Io No, smettila sto subito. vedendo un video in diretta, è bellissimo. Smettila subito. No, non ti chiudere dentro il cappuccio. No, non guardarmi, Tian. Dani! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo format che ho accuratamente copiato dagli americani. La sincerità prima. Bravo! Bravo! Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati in quella parte di YouTube Italia anche noi. E andremo a giocare a Would You Rather, ovvero preferiresti con Tiar. Il gioco funziona in questo modo: abbiamo 3 vite a testa. Ogni volta che andremo a leggere una domanda, dovremo scegliere una risposta. Potremo scegliere risposte differenti o risposte uguali. Sta di fatto che se uno di noi sceglierà la risposta con meno percentuale, perderà una vita. Chi perde tutte e 3 le vite muore anche nella vita reale. Che ne pensi, Non vedo l'ora di sbagliare tutte e tre. Le sbagli apposta, però Sì, così. No, lo Tiar, so, lo prima so. dei 10 minuti non ti è Ma permesso dai, niente, lo sbagliare. sappiamo che io sono stronzo e sbaglierò le prime tre subito e il video finisce dopo 3 minuti. Però aspetta almeno i 10, poi No, le va puoi bene. sbagliare, poi crepare, fai tutto quello che Allora dirò vuoi. passaparola sulle prime sette, giusto per far Va passare un po' di bene, tempo. a posto, Ok. Tiar. E se vi piace questa idea, lasciate un. Quale? Quella di morire? Anche lasciate un pollice della mano in su. E adesso cominciamo. Hai pollici altrove, curiosità. Quello del ditone, il ditone del piede, si chiama alluce. Alluce, sì. Lasciate Il 5.000 alluci a questo video. pollice del piede. Tiar, startiamo una nuova tendenza su YouTube. Al posto di dire Sì. lasciate un pollice in su, diciamo lasciate un alluce. No, non farlo, ti prego. Ti prego, No. facciamo partire sta cosa. No. Preferiresti avere una fantastica automobile o possedere un elicottero personale? Tu prenderesti l'elicottero? No, perché sai che ho paura di volare, quindi io andrei Ah, con la vero. macchina. No, io andrei con la macchina perché a prescindere la utilizzerei di più rispetto all'elicottero, quindi me la Ok. goderei di più. Oh, ma Oh, oh, siamo molto vicina! salvi! Sai che pensavo molte più persone avrebbero votato per la È macchina? vero, sti maledetti con l'elicottero. Raga, non andate in elicottero, anche se i media dicono che volare è il metodo più sicuro per Oddio, l'elicottero viaggiare. tanto sicuro non è. Appunto, non vi fidate. Preferiresti ascoltare solo. Cos'è musica bagpipe? Bagpipe è la cornamusa. Preferiresti ascoltare soltanto musica soltanto con la cornamusa o soltanto col banjo? Ma guarda, io andrei sul banjo, che forse è un Anche po' meno invadente. il banjo. Va bene, solo per questo perderai comunque una vita. No, dai! Vediamo. Oh yes! Beh. Attenzione, la stiamo giocando safe. Preferiresti essere adottato o Ma io lo adottato? sono già. Ma Tiar, no, non portare i tuoi problemi personali all'interno del lavoro, ok? Oppure Ok. preferiresti adottare un bambino adesso in questo momento? Adesso in questo momento non posso. Io preferirei essere adottato anche perché ora non posso aggiungere una terza facecam per il bambino che verrebbe a partecipare al video. Cazzo, sai le visual? Abbiamo Dani, adottiamo un bambino. Io andrei su essere adottato. Io adottare. Oh, attenzione, qui qualcuno perde una vita. Già. Ah, la perdo io, Yes! Ho vinto Dani! maledizione! Ma che cavolo, mamma, come vi permettete di amare i vostri genitori? Come vi Cavolo! permettete di amare il prossimo e adottare un bambino che non è neanche tuo? No, scherzo. Infatti, cioè, cosa adottate? Che tanto Scherzi a poi. parte, io lo vorrei fare davvero prima o poi nella mia vita. Perché sei sterile e non potresti averlo in modo naturale? Preferiresti essere sposato con un coinquilino del Jersey Shore o essere sposato con una del cast di Real Housewife? Che cazzo è Real Housewife? È una serie TV con delle vere casalinghe. Come si può Fammi intuire da. vedere. Guarda, io andrei su Real Housewife anche perché, mica, quelli del Jersey Beh, Shore. qualche milfona c'è. Sì, ma Quindi muoiono vada per. tutti a 35 anni quelli del Jersey Shore. No, Ma io che. parlavo quelli del Real Housewife. Ah, certo, Sì, quindi. vada per le MILF. Ok, Ah, tutta la vita. vai. Vai, Ah, infatti, vai. guarda, Che guarda, già il bello. 39% gente non ha capito niente! Preferiresti essere sposata con Justin Bieber o essere sposata con Harry Styles? Justin Bieber o One Direction? Hating di YouTube del 2011 o del O hating di 2012? 2013. Ah, Vabbè, ci beh. siamo. Io preferirei essere sposato con Justin Bieber perché è più famoso di Harry Styles. Cioè, Harry Styles è sparito come One Direction. Vero. Justin mi potrebbe campare e soddisfare tutte le mie richieste lussuose. Quindi tu Cazzo, sai che c'hai scegli. ragione? Sì, poi quell'altro è britannico. Vaffanculo i britannici. Sì, vai per Justin Bieber, Va che è bene, canadese. fantastico. Poi chi è che ha cantato? Chi dei due ha fatto la cover di Despacito? Justin Bieber, quindi ovviamente. Ma come? Ma non capite niente! Preferiresti avere la vista a raggi X o la vista.
la vista laser. La vista laser vuol dire che posso sciogliere le cose con i miei occhi. Ma con la vista raggi X puoi vedere le ragazze sotto i vestiti XD. No, era quello che stavo pensando io, XD. No, vedresti lo scheletro e basta. Ed è quello che mi eccita. Ma Tiar, ma perché? Ma perché? Ma la vista laser non ti serve a molto. Allora... La vista raggi X, se non trovo i gatti per casa, almeno so dove... Vista raggi X. Vado pure io su vista raggi X. Attenzione. Se si cade insieme. Oh! Ehi, non si cade. Oh! Ehi, non si cade. Dani, hai rischiato di chiudere il video prima dei 10 minuti. Cazzo, sì, è vero, è vero. No, vabbè. No, vabbè. Preferiresti... essere sveglio tutti i giorni alle 3 del mattino e essere sveglio, essere svegliato, ma noi siamo già svegliati. Svegli, quindi sì. È vero, ed essere obbligato a guardare Mrs. Doubtfire. Ma tanto siamo già svegli, cioè siamo ancora svegli noi a quell'ora. Quindi chi se ne frega. Film di Robin Williams tutte le volte. Vero. O essere colpiti con un pugno in faccia da un uomo qualsiasi ogni 2 mesi, ma ti immagini? Beh, oddio, sai che... Piuttosto che dovermi guardare lo stesso film ogni giorno per il resto della mia vita, mi faccio pestare 2 volte al mese. Beh, sì, no, io prendo il pugno. Però in effetti tutti i giorni Mrs. Doubtfire, cioè è un film bello, ma tutti i giorni... È pesante tutti i giorni per il resto della tua vita. Anche Patch Adams o Hook Capitan Uncino ogni tanto, capito? Quindi... Ovvio. Quindi andiamo col pugno e infatti, bravi, facciamoci colpire e non guardiamo Mrs. Doubtfire. Anche se con la visione raggi X la guarderei volentieri. Preferiresti non essere in grado di fare la doccia per 2 settimane, ma avere vestiti puliti tutti i giorni, o essere in grado di fare la doccia tutti i giorni per 2 settimane, ma non poter cambiare i vestiti? Tia, cosa cambia? La doccia non la fai, cioè, ma la fai neanche... una volta al mese. E faccio la doccia una volta al mese, i vestiti li cambio una volta ogni 2 settimane, quindi per me non cambia niente. Quindi per Tia non vale, cioè... Allora, io preferirei... La doccia ma con i vestiti sporchi o i vestiti sporchi? I vestiti puliti ma senza allora, doccia? Allora, io detesto, una volta uscito dalla doccia, di solito ho i vestiti che mi sono tolto per terra. Sì. Appena esco dalla doccia sento l'odore perché io sono profumato. Quello anch'io. Mi dà fastidio troppo, quindi preferisco non fare la doccia. Bravo, anch'io. E avere vestiti puliti. Anch'io. Ok. Perché guarda il lato positivo, se per dire puzzi, ti riempi di deodorante, di profumo, bene o male, puoi coprirlo. Pulendo, okay, in qualche modo. Okay. Al contrario, se ti macchi di sugo la maglia, non puoi coprirla. Quindi esatto, sei fottuto per 2 settimane. Dopo 3-4 giorni che non ti fai la doccia, poi magari ti abitui pure all'odore corporeo. Ma uscire sì, dalla esatto, doccia esatto. profumato e sentire l'odorazzo dei vestiti. Schifo. No, esatto. Ew. Preferiresti essere una Champions o una pera? Avere delle grosse braccia, ma delle gambe deboli, piccoline, oppure il contrario? Allora, odiavo quando andavo in palestra a vedere quelli che skippavano il leg day, che sembravano... cioè, fanno gli grissini al posto delle gambe. Esatto, però... Da un punto di vista estetico è meglio vedere le braccia proprio grosse e le gambe più piccoline che il contrario. Io sai che cosa ti dico, io andrò con il mio partito, cioè braccia grosse e gambe fine. Sai che te lo joino. Ok. Sai che te lo joino. Tanto, vediamo. Tanto tu rimani a un cuore, io muoio... Attenzione, abbiamo vinto. Incredibile. Non me l'aspettavo. Preferiresti avere 2 coppie di gemelli o un parto quadrigemellare? 4. Cioè, pesante. I cani ne fanno 4 alla volta, eppure di più. Anche gli uomini ogni tanto. Madonna, non ma qualche sforzo. Non gli uomini nel senso i maschi, gli uomini nel senso di esseri umani, ho sbagliato. La donna parola, dopo che ne ha tirati fuori 4, cioè, diventa tipo un essere immortale poi. Cioè, niente Poraccio. Le farà più male nella Minchia, vita. Minchia, ma seriamente. Oh, cioè, un applauso a tutte quante le mamme. Grazie, perché soprattutto noi rispettiamo le donne! In fiera. Cosa? We respect women! Comunque, io vado per le 2 coppie di gemelli, che le cresci in 2 momenti separati, saranno tutte di cazzo, ma forse un pochettino più sopportabile. Sì. Anch'io te lo joino, quindi andiamo. Guarda okay, che distacco! Nessuno che vuole avere 4 figli di botto, e giustamente. No! Tiar, qui è proprio una domanda da teenager americani. C'è pure da pensarci? C'è pure da pensarci? Preferiresti avere un bambino mentre sei al 7th grade, che sarebbe la... Pensi sia la terza o quarta superiore? Terza o quarta superiore, e crescerlo, oppure mai avere bambini e mai adottarli? Ma che mai! Sono stronzo! Che domande, ovvio! Fanculo i bambini, cioè... L'abbiamo perso! Cosa?
siete veramente dei folli, siete veramente dei folli. Dei folli siete, bambini in quarta superiore. Allora, io ho perso perché mi sono fidato dell'umanità. E ancora una volta mi ha deluso. E ancora una volta sono stato deluso. Vince Tyr con un cuore. Comunque d'ora in poi non mi fiderò mai più dell'umanità. Neanche di voi. A meno che non lasciate un alluce in su.